Buon compleanno, Giulia. Vorrei che oggi il vento ti spettinasse i capelli, creando infiniti intrecci che ti portino a noi. Vorrei che tu potessi correre su una distesa di grani bianchi e conchiglie, mentre il sole lavora per creare la tua meravigliosa ombra. Vorrei sentire la tua mano calda appoggiarsi sulle mie spalle contratte e spezzate dal dolore, sussurrarmi all'orecchio che ha trovato la tua strada. Vorrei spezzare l'incantesimo che ti ha portato via da noi, soffiando sulle tue 30 candeline, come se potessi soffiare via tutto il male. Con queste parole commoventi, Chiara Tramontano ha voluto commemorare sui social media il 30° compleanno della sorella Giulia, brutalmente uccisa il 27 maggio scorso nella sua casa in provincia di Milano, dal compagno. Giulia, al 7° mese di gravidanza, stava aspettando il piccolo Tiago. «Ovunque tu sia, buon compleanno, amore mio», ha scritto sui social la madre, Loredana Feniano. Pochi giorni prima del triste anniversario, durante l'udienza in tribunale, le avvocate dell'imputato, Giulia Gerardini e Samantha Barbaglia, hanno invocato la difesa basata sull'infermità mentale del loro assistito. Durante l'udienza sono stati resi noti i risultati della consulenza tecnica condotta sul barman dell'Armani Café. Gli esperti coinvolti, lo psichiatra Raniero Rossetti e la psicologa Silvana Branciforti, hanno concluso: quando Alessandro Impagnatiello ha ucciso la fidanzata Giulia Tramontano, che voleva lasciarlo, non era in sé e ha avuto un blackout. La difesa dell'uomo ha un obiettivo chiaro: ottenere una perizia psichiatrica che potrebbe attenuare la responsabilità dell'imputato, qualora venga considerato incapace di intendere e volere o parzialmente infermo. I due esperti hanno identificato un disturbo ossessivo e paranoico derivante dal suo narcisismo patologico. La loro perizia sarà discussa in aula davanti alla Corte d'Assise di Milano il prossimo 23 maggio. Lo psichiatra e la psicologa saranno gli unici testimoni della difesa di Alessandro Impagnatiello, che rischia l'ergastolo. Sulle sue spalle pendono accuse gravi: omicidio volontario aggravato da premeditazione, motivi futili, legame di parentela, crudeltà, occultamento di cadavere e interruzione volontaria di gravidanza. Ma può davvero una perizia psichiatrica salvare l'uomo dalla prigione a vita? Cosa intendono gli esperti con blackout? Il disturbo narcisistico patologico della personalità diminuisce veramente la capacità di intendere e volere di un individuo? Molti specialisti, tra cui la criminologa Roberta Bruzzone, ritengono di no. Non implica né giustifica una malattia mentale, né limita la capacità di stare in giudizio. Durante la prima udienza, Alessandro Impagnatiello, in lacrime, ha dichiarato: «Non so cosa mi sia successo, non mi sono reso conto di ciò che stavo facendo». Le sue parole suggerivano già un possibile blackout. Le prove raccolte dagli inquirenti indicano che non solo l'assassino era consapevole delle sue azioni mentre infliggeva 37 coltellate alla madre del suo bambino, ma che aveva pianificato l'omicidio da tempo. La donna, come hanno confermato un tossicologo e i medici legali che hanno esaminato il suo corpo, era stata avvelenata per mesi con del toluene. Questo spiega perché ogni alimento avesse un sapore amaro e perché avesse dolori lancinanti allo stomaco, di cui spesso si lamentava con amici e familiari. Dall'attività investigativa è emerso che già nel dicembre 2022, appena venuto a conoscenza della gravidanza, Alessandro Impagnatiello aveva effettuato delle ricerche su internet riguardanti come avvelenare un feto, quanta sostanza velenosa per topi è necessaria per uccidere una persona e come uccidere una donna incinta con il veleno. È probabile che durante l'udienza successiva la difesa cercherà di confutare tali prove. Impagnatiello ha giustificato la presenza di una boccetta di veleno per topi nel suo zaino, affermando di usarla per eliminare i topi che frequentavano la piazza vicino al suo luogo di lavoro, dove fumava marijuana. Sebbene possa sembrare una difesa assurda, i suoi avvocati sottolineeranno che la quantità di veleno trovata dai periti nei corpi della madre e del bambino era minima e non sufficiente a causare la morte di un individuo. Quanto al movente, sembra evidente e indica che l'imputato ha agito in modo premeditato.
non tollerava di essere stato smascherato dall'amante, Allegra, e dalla compagna, Giulia Tramontano, che era consapevole delle sue continue infedeltà e bugie e aveva deciso di lasciarlo. Per mesi aveva cercato di farla passare per pazza, umiliandola e manipolandola, incapace di accettare la sua ribellione. L'accusa sostiene che il comportamento tenuto dopo l'omicidio dimostra la lucidità mentale dell'assassino. Ha tentato di bruciare il corpo di Giulia, con il figlio ancora vivo dentro di lei, nella vasca da bagno per eliminare le prove, senza successo. Successivamente ha provato a nascondere il corpo tra i rifiuti, dietro a una fila di parcheggi a 500 metri da casa. Solo grazie alla sua confessione i carabinieri hanno potuto trovare i resti della futura madre. Nel frattempo aveva pulito la casa dal sangue, ma in modo inefficace. Le tracce sono state subito scoperte quando i carabinieri hanno utilizzato il Luminol, rivelando l'orrore che si era consumato tra quelle mura domestiche. I genitori e i fratelli di Giulia Tramontano non hanno dubbi sulla sua capacità di intendere e volere. Per loro, Alessandro Impagnatiello merita di marcire in galera per il resto della vita. L'attesa è grande per la sua testimonianza il 27 maggio. Non è una data qualunque. Un anno fa ha ucciso Giulia e il suo bambino. Ora è davanti alla corte che dovrà decidere la sua sorte.